Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lui, un piccolo accessorio della Carling Kit, e parliamo del Fire Drive Link. Come dice il nome Fire, un dispositivo da collegare alla vostra auto per poter utilizzare la Fire Stick di Amazon. Sì, avete capito bene ragazzi, con lui potete utilizzare lei direttamente in auto con il suo telecomando. Ragazzi, un prodotto incredibile che rende la vostra auto ancora più smart e un ambiente ancora più di intrattenimento. Ragazzi, questo dispositivo vi lascio qua sotto il link in descrizione, costa meno di 70 euro. Se riesco a recuperare anche il coupon sconto li trovate sicuramente qua sotto in descrizione, ed è un prodotto davvero assurdo. Per funzionare, una cosa importante, la vostra auto, il sistema multimediale della vostra auto deve essere compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Se la vostra auto non è compatibile di serie, cioè già adesso, con Apple CarPlay o Android Auto, è inutile che acquistiate questo prodotto. Quindi mi raccomando, la vostra auto deve essere già compatibile con questi due sistemi. Quindi, detto questo, guardiamo cosa troviamo all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. All'interno ci sono due scatolettine. Adesso andiamo a sfilarle una alla volta. Allora, abbiamo una scatoletta dove troviamo una presa USB, micro USB, per collegare la Fire Stick al nostro dispositivo, quindi per alimentarla. Dopodiché abbiamo un adattatore USB Type-C nel caso la vostra auto non abbia prese USB ma abbia prese Type-C. E poi abbiamo un cavo dove da una parte abbiamo la presa Type-C che andremo a collegare al nostro dispositivo Fire Drive Link, e poi abbiamo due cavi USB, cioè praticamente è un cavo solo che si divide in due cavi. Quello con l'etichetta nera va collegato alla presa USB multimediale della vostra auto, quindi dove collegate normalmente lo smartphone per utilizzare Apple CarPlay o Android Auto, mentre da questa parte, quella con l'etichetta bianca, come ci fa vedere anche l'immagine, andremo a collegare alla presa dell'accendisigari con un adattatore classico USB che non è incluso in confezione, che però ormai tutti abbiamo nelle nostre auto e costa pochi euro. Dopodiché abbiamo un manuale di istruzioni molto semplice, un fogliettino di 3 pagine dove in lingua inglese ci spiega come fare il collegamento, però è quello che state vedendo e quello che vi faccio vedere io, quindi di questo ragazzi non ve ne fate niente, vi spiego io come fare tutto. E dopodiché abbiamo un'altra scatoletta dove al suo interno abbiamo il nostro adattatore della Carling Kit, il Fire Drive Link. Come vedete già dalla forma vi fa capire che è specifico per la Fire Stick di Amazon. Qua davanti abbiamo la presa USB Type-C per il cavo che abbiamo visto e che troviamo in dotazione, che andremo a collegare qua, mentre da questa parte vedete abbiamo un'altra presa Type-C che è quella che andrà ad alimentare la nostra Fire Stick. Infatti basta andare a collegare la nostra Fire Stick e una volta inserita, come vedete qua, abbiamo le due prese USB Type-C e micro USB. Quindi con questo adattatore basterà fare questa cosa, andarlo a collegare in questo modo, e voilà, vedete che abbiamo collegato e alimentato la nostra Fire Stick. Però come vedete la mia Fire Stick qua non va fino in fondo. Perché? Perché la mia Fire Stick è un modello vecchio, molto datato, quindi non è di ultimissima generazione, quindi cambiano un pochino le misure, quindi questa non si inserisce totalmente qua in fondo. Quindi io, per ovviare questo problema, per non cambiare la Fire Stick, cosa ho fatto? Ho rimosso questo adattatore, ho spinto fino in fondo la mia Fire Stick, dopodiché ho preso un cavo, come questo, vedete, un piccolo cavettino USB Type-C e micro USB, così mi permette di poter utilizzare la mia Fire Stick anche di vecchia generazione senza nessunissimo problema. Infatti vedete, e viene una cosa di questo tipo, quindi vedete che adesso la Fire Stick va fino in fondo alla sua sede di battuta, quindi adesso lei sarebbe pronta a funzionare. Questo ovviamente perché la mia Fire Stick è molto datata. Se avete una Fire Stick di ultimissima generazione non c'è nessunissimo problema, con il suo adattatore, che ovviamente è meglio di questo cavo dal punto di vista estetico, senza nessun problema l'andrete ad inserire e lui combacerà perfettamente anche quando la Fire Stick sarà fino in fondo alla sua sede della presa HDMI. Quindi adesso lei sarebbe già pronta a funzionare, basta andare a collegare le due prese
USB alla nostra auto e vediamo la magia del nostro Fire Drive Link. Inseriamo il cavo USB con l'etichetta nera nella presa USB del sistema multimediale della nostra auto. Dopodiché inseriamo quella con l'etichetta bianca nella presa accendi sigari. Una volta collegate le prese USB, se non inseriamo la Fire Stick nel nostro dispositivo Fire Drive Link, avremo l'accesso direttamente al menu del dispositivo dove potremo configurare alcune impostazioni. Ok, vedete che il dispositivo si è avviato, dico di no perché io voglio utilizzare Apple CarPlay e non Android Auto, ed ecco che siamo nell'interfaccia del nostro dispositivo Fire Drive Link. In questa schermata in alto abbiamo l'ingranaggio che ci dà accesso al menu dove possiamo andare a configurare alcune impostazioni. Abbiamo la lingua che è solo in inglese, o meglio ci sono varie lingue ma quella che utilizzo in inglese perché in italiano non c'è. Video setting dove lascio la voce di default original proportion. Dopodiché abbiamo HDMI sound che è per l'uscita HDMI, anche questa la lasciamo attiva e di default. Tutto questo menu lo lasciamo così come ci viene dato. Dopodiché torniamo indietro e siamo pronti ad utilizzare il nostro dispositivo. Andremo ad inserire la nostra Fire Stick direttamente nel dispositivo e aspettiamo che la Fire Stick si avvii nel suo menu, nella sua interfaccia. Ok, vedete che la Fire Stick si sta avviando, sta facendo il classico avvio che fa normalmente, che è quando la colleghiamo alla nostra TV, quindi aspettiamo che faccia tutto l'avvio. Noi ci accorgiamo che la Fire Stick viene letta direttamente dal LED che abbiamo sopra al nostro dispositivo Fire Drive Link, che quando diventa blu vuol dire che sta leggendo la Fire Stick, mentre quando è rosso lui sì, è collegato al nostro sistema multimediale, è alimentato, ma la Fire Stick non è diciamo rilevata, quindi il LED ci indica queste impostazioni. Ed ecco che siamo nella home page della nostra Fire Stick di Amazon. Siamo nell'interfaccia dove per prima cosa dovremo andare a configurare il Wi-Fi. E come facciamo? Dobbiamo mettere innanzitutto in hotspot il nostro smartphone per avere la rete Wi-Fi sempre disponibile all'interno della nostra auto. Dopodiché basterà con il suo telecomando entrare nelle impostazioni come facciamo normalmente. Quindi andiamo su rete e andiamo a selezionare la rete, quindi quella che avrà creato il nostro smartphone una volta che l'abbiamo messo in hotspot. Perfetto, vedete che adesso è apparsa la rete creata dal mio smartphone, iPhone di Andrea Montanari. Quindi a questo punto avrò sempre la rete disponibile nella mia auto, quindi ovunque mi sposterò avrò la rete Wi-Fi disponibile per la mia Fire Stick. Una volta fatto questo diamo l'ok, sempre con il telecomando che utilizziamo anche in casa. E voilà che siamo nella home page della Fire Stick. Quindi adesso praticamente come utilizzarla in casa non cambia assolutamente niente. Proviamo a far partire Netflix, giusto per farvi vedere che tutto funziona benissimo. Guardate che spettacolo. Direi che è veramente incredibile quello che si riesce a ottenere da questo dispositivo Fire Drive Link, perché abbiamo proprio la Fire Stick così come la utilizziamo in casa in auto e praticamente funziona con tutti i dispositivi, basta che abbiano la compatibilità con Apple CarPlay o Android Auto. Poi ovviamente più la qualità del nostro display sarà alta, più la qualità di quello che andremo a vedere sarà migliore. Nella mia auto è una Peugeot 2008, quindi il display non è di grandissima qualità per quanto riguarda appunto quello che è la risoluzione, però devo dire che il risultato rimane comunque davvero molto molto pazzesco. Adesso proviamo a far partire Disney Plus, quindi sempre con il suo telecomando facciamo partire l'applicazione Disney e voilà ragazzi, spettacolo, questo è spettacolo, abbiamo proprio l'interfaccia che abbiamo in casa nella nostra auto. Ed eccoci che siamo nell'home page di Disney Plus. Proviamo anche qua a far partire un contenuto, gli Avengers, e vediamo ragazzi anche qua la qualità e il suono di questo film veramente incredibile che possiamo adesso anche guardare in auto, veramente pazzesco. Ovviamente bisogna avere gli abbonamenti per poterli utilizzare, questi diciamo servizi. Vado ad interrompere perché sennò prendo il copyright nel video. Quindi ragazzi, direi che questo dispositivo sia qualcosa di veramente, veramente incredibile. Mi raccomando ragazzi, questo dispositivo è un dispositivo che comunque distrae alla guida, quindi va usato nel modo giusto, nei posti giusti, nel momento
giusto. Mi raccomando, è comunque una cosa importante la sicurezza alla guida per noi e per gli altri. Quindi questo dispositivo va usato nel modo corretto, mi raccomando, questo è davvero molto molto importante. E dopo avervi fatto vedere cosa è in grado di fare, direi di tornare in studio per tirare le conclusioni di questo dispositivo incredibile della Carling Kit, il Fire Drive Link. Perfetto ragazzi, avete visto in azione il Fire Drive Link, un dispositivo della Carling Kit che ci permette di utilizzare la Fire Stick di Amazon con il suo telecomando nel sistema multimediale della nostra auto. Avete visto che spettacolo, avete visto come funziona benissimo e come ragazzi è compatibile con tutti i sistemi che abbiano già la predisposizione per Apple CarPlay e Android Auto. Quindi mi raccomando, questo dispositivo per funzionare ha bisogno che la vostra auto sia già compatibile con questi due sistemi. Vi lascio qua sotto il link in descrizione dove trovate ovviamente lui, che costa meno di 70 euro. Se recupero anche il coupon sconto lo andate a pagare sicuramente ancora meno di questo prezzo. Comunque tutto qua sotto in descrizione. E ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questo dispositivo veramente veramente assurdo della Carling Kit, il Fire Drive Link, vi è piaciuto e l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler, tantissime cose riguardanti la simulazione di guida la trovate su Instagram. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Ovviamente anche di lui troverete il link sul mio canale Telegram Offerte, oltre che qua sotto in descrizione. E vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove posto tutti gli accessori che mi arrivano, recensisco, che non tengo per me, quindi non posso tenere tutto, li rivendo a prezzi davvero davvero bassissimi. Potreste trovare l'occasione che stavate cercando ad un prezzo davvero incredibile. Quindi mi raccomando, seguitemi anche sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questo Fire Drive Link. Ciao e al prossimo video!